Bentornati su Kingdom Come Deliverance sul canale Top Gamer Italia. Oggi vedremo come affrontare al meglio la missione Rivincita. Nell'ultima missione siamo riusciti a scampare per il rotto della cuffia dalle grinfie del cattivo di turno che ci aveva imprigionato nel villaggio di Vranik. In questa missione dovremo avvertire Talmberg che praticamente Seranus e Ser Radzig si stanno preparando ad attaccare, quindi serve il loro serve l'esercito. Quindi andiamo a parlare con Ser Divish e gli spieghiamo la situazione. A quanto pare tutti sapevano che Harry era il figlio di Ser Radzig, tranne Harry. I found out who's behind all the unrest in the region, and father and Hanush have decided to put an end to it all. What? So who is responsible? You may have met him. Istvan Toth. Istvan Toth è il cattivo di turno, è quello che ha orchestrato praticamente tutto sto casino. He's in the service of King Sigismund, and he's fighting the nobility who support King Wenceslas. They've amassed quite a force at the old stronghold above Sassau, and they're planning to attack. Father and Hanush have decided to move first and destroy him before he's prepared. Oh, for Christ's sake. When and how? Tonight. They send word for you to muster your men. This is madness. Maybe it is. But I fear that Radzig and Hanush are right. The sooner we cure this pestilence, the better. Very well, sir. Agli ordini, prepara l'esercito e andiamo. Yes, sir. Godiamoci il video. It seems that this will not be resolved without a battle. Bloody good thing, too. Finally, we'll have some proper entertainment in the countryside. Fortunately, my son here showed immense daring and made his way into the lion's den to spy on them. Tell us what you saw, lad. What do you want to know? Siccome abbiamo esplorato il campo, la prima cosa che ci verrà chiesta è di dare una disposizione, comunque spiegare come sono messe le forze lì all'interno dell'accampamento di Vranik, che poi è una vera e propria città, non è più un accampamento. Era una città abbandonata che loro hanno utilizzato come base operativa. And the men. How many men strong are they? Quite a few. At least 8. Huh. We don't number much more than that ourselves. We do outnumber them, though. Even if only by a few men. And our men are well armed and disciplined. The foe, nothing but a rabble. From what I've seen, it's best to attack from our direction.
How does it look from the other sides? The east side is all rocks, so no hope of launching a major assault from there. On the other hand, that's the way I escaped. It's where they throw all their waste. The heap's already so high, it's almost to the top of the palisade. Now that is interesting. The ramparts are long. If there are as many of them as we think, they can hardly keep watch over the entire length. Attack with full force at the gate, and they won't have enough men at the rear. That's an excellent strategy. But then I'd expect no less from you. È un'ottima strategia, non vi aspetto nulla da meno. Sta di fatto che mi sembra l'unica strategia, non è che abbiamo potuto scegliere tra questa o qualche altra cosa. Vedendo e brucino velocemente, quindi diamogli fuoco, mi sembra un'ottima strategia, dar fuoco alle cose, è perfetto. We have a plan. Robard will take 10 men and sneak to the rear of the fortifications. There's an entry point, but you must remain hidden. I will do my best, sir. That shouldn't be too hard. They'll have other things to worry about. The rest of us will launch a frontal assault. Rain burning arrows on them and then attack. Those bastards won't know which way to turn. At that point, Robard and his squad will strike from the rear. I think it's a good plan. God be with you, my friends. We'll wipe those whore sons off the face of the earth. Dopo i video, le musichette, riprenderemo finalmente i panni di Harry e sferreremo questo attacco. Sembra Pavarotti questo qua. Listen up now. We are about to meet the rabble that have been trying to hurt us. Pillaging, killing, raping, and generally being a thorn in our side for long enough. They may be hiding. Non una spina nel fianco, è il momento di dargli fuoco. Inculiamoli tutti. And tonight we are going to festoon these trees with corpses. First, we will set fire to their little hornet's nest, then we'll keep them busy by the gate, and when we've made it nice and hot for them, Sir Robard and his men will pounce on them from the rear, and we will hack them to pieces. Have you got it? Yes, sir! Good. Now, when we reach the ramparts, the archers will cover the men climbing it, and the men with the battering ram. Any of these fuckers foolish enough to stick his head outside the stockade is to lose it at once. Understood? Yes, sir! Glad to hear it. Now, let's do it. Forward! Siamo pronti per l'attacco. Via. Andiamo. Go. Abbiamo acceso la torcia perché non si vede un cazzo. Soprattutto poi con l'elmo calato, non si vede proprio niente. E niente, come al solito noi useremo la tattica di punzecchiarli alle spalle, in modo che non sferino in 4-5 gli attacchi su di noi, in modo di essere molto letali. Abbiamo attivato il talento cittadino. Durante lo sfondamento, se riuscite, potete scoccare qualche freccia agli arcieri. Ed eccoci qua, nel cuore della battaglia. Fuori uno, ma no, non è morto ancora. Vulnerabile questo, vi ho dato due spadate nell'occhio però, vaffanculo. Dai, alle spalle, nelle reni.
con la torcia in mano, è bellissimo. Vedi come cadono come mosche. Punzecchiamoli, via, guarda come scappa questo marrano. Ecco, morto. Subito dopo la prima parte riceveremo altre istruzioni, quindi una parte l'esercito si divide, una parte va da un lato, noi conquisteremo le tende, la parte delle tende. Tende dove mettete i piedi, infatti è tutto bruciato, ammazzatele una alla volta quando arrivano senza farne venire troppi, perché non si vede, la visibilità è ridotta. Dove cazzo sta arrampicando questo? Tiri una spadata nelle gambe. Ecco, presa questa, l'ha sentita. Praticamente è salito sopra lì, non riusciamo a colpire. Ecco, morto, vaffanculo. Vai dietro alle reni, da infami, vai. Qui sta la prima zona. Avanziamo nella seconda. Anzi, loro avanzano verso di noi. Morto. Quasi non si vede niente. Morto pure quest'altro. Una botta tu, una botta io, e lui se ne va con Dio. Conquista l'ultima area, dovrebbero essere rimasti solo in tre. Tre o quattro. L'ha sentito. È morto subito, cioè il bastone non serviva un cazzo. Ok, abbiamo terminato. Una volta che avremo conquistato l'ultima area delle tende, dovremo attaccare il cancello superiore, che è nell'altra zona, quella sopra, che è stato anch'esso chiuso, e c'è un piccolo drappello di uomini che lo difende. Noi, come al solito, infamità alle spalle della gente. Di ammazzarne il più possibile, anche se questi, come vedete, sono un po' più resistenti rispetto ai primi, sono vestiti meglio. Assassino seriale. È rimasto solo tu? Bene, sono morti tutti, colpo di grazia. Stanno sfondando il portone. E niente, una volta entrati si ricomincia a combattere, questa merda. Niente, praticamente è solo combattimento, ragazzi. Non serve una gran guida per questa missione. State solo attenti a non farvi accoppare.
State attenti a non farvi prendere di mira da due o tre contemporaneamente, sennò poi diventa difficile. Cercate sempre di dare qualche colpo e scappare. È rimasto solo lui. Ovviamente un matrimonio di schiaffi è capitato. Where's that Hungarian bastard? Why isn't he here? Alla fine della battaglia scopriremo che il bastardo ungherese non è presente nell'accampamento, quella grandissima merda. I've got the cuts and bruises to show for it. You have to find out where he slithered off to. Look for clues. E così Janusz ci chiederà di perquisire l'accampamento. Nel caso ne abbiate bisogno, questo è il momento per depredare qualche cadavere. Quindi se vi servono pezzi di armatura, eccetera, eccetera, questo è il momento. Vediamoci nella tenda dove praticamente abbiamo parlato con il capo dei banditi quando siamo arrivati qui sotto mentite spoglie, diciamo così, dove troveremo una lettera e che ci farà sbloccare il passaggio successivo. Eccola qui, la lettera di Vranik. Per lustre il campo completato. Come ci dice l'obiettivo avviato, portiamo la lettera a Anush e abbiamo completato. Così possiamo proseguire. Partirà un breve filmato. Sir, this was all I could find. A letter? E giustamente il buon Anush, ignorante come una capra, chiederà a Radzig di leggere. Qualsiasi pivello ormai sa leggere. Qui in campagna non ci frega un benamato cazzo di leggere. Benissimo, ignorantone. What does the damn thing say? It appears to be written by Toth, but it doesn't say to whom. It says everything is going according to plan and the castle should soon be taken. Castle? What castle? What does he need a castle for? Sir, we took this signore, abbiamo preso questo tipo vivo e qui si precipiterà nel caos più totale, perché questo tizio ci dirà che Thalberg sarà attaccata e non avendo lasciato uomini lì a difesa sarà il buon Divish sarà un po' preoccupato per la mogliera. We both know where I will end up. My lord is gone. He took most of the men and left. Where is he gone? What is he planning?
He writes here about taking some castle. Which castle? Some nearby castle, left completely unguarded. Now I wonder where it could be. What are you saying, you horse son? Talmberg. Did he go to Talmberg? You'll never get him. You'll never get... What? We're planning on sending him to some monastery to become a monk? I believe we have some work to do, Sir Divish, do we not? Signori, non c'è un minuto da perdere. Dobbiamo tornare subito a Talmberg. Effettivamente sta succedendo qualcosa a Talmberg. C'è il super viscido qua, sta questa merda di uomo. Halt! Who goes there? Greetings. Che con uno stratagemma conquisterà il castello. We need assistance. We are wounded men here. Open the gate. The Lord be praised. Here! Come on! Lady Stephanie, I really don't think we should... My lady. Faster, man! Come on, faster! My men are gravely wounded. Without treatment, I'm afraid they won't live to see morning. Hiya! Hiya! Not to worry. We'll take care of them. My lady, you have my uttermost gratitude. May God reward you for your kindness. Every Christian should help his neighbor in his hour of need. True. Especially now, when treachery and deception surround us on all sides. Get out of the way! The devil lurks in the shadows. Come on! And one fears taking a guest into his house. Beh, come avete visto, Divish e compagnia arriveranno comunque troppo tardi e scopriranno che il castello è stato occupato. Ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, che sarà, mi sembra, assedio notturno o qualcosa del genere. Assedio. Alla prossima, ciao a tutti.